This podcast is supported by FX's English Teacher, a new comedy from executive producers of What We Do in the Shadows and Baskets. English Teacher follows Evan, a teacher in Austin, Texas, who learns if it's really possible to be your full self at your job while often finding himself at the intersection of the personal, professional, and political aspects of working at a high school. FX's English Teacher is now streaming on Hulu. All new Mondays on FX. I podcast di La Sette, ovunque con te, in onda. E allora, mentre stiamo ancora preparandoci ad andare in onda, gli eventi si susseguono tumultuosi, soprattutto in Israele, dove non si ferma l'ondata di proteste. Guardatele queste immagini innescate dalla drammatica esecuzione a freddo brutale dei 6 ostaggi, alcuni loro dei pacifisti militanti, ma l'onda che arriva dalla società civile, da un pezzo della società civile israeliana e dalle famiglie è Netanyahu dimettiti. Quindi è un grande dibattito molto interessante su questo. Intanto non finisce lo scandalo o la polemica intorno al ministro Sangiuliano e alla sua consulente, c'è il grande tema del campo largo e noi siamo qui con Paolo Mieli, buongiorno, buonasera, benvenuto. Buonasera. Con l'eurodeputato, ex presidente della regione Emilia Romagna, eccolo lì, Stefano Bonaccini. I più attenti vedranno che nel circolo del suo paese di origine, Campo Galliano. Bene, Marianna, si carica. I più attenti, c'è scritto. Ma perché devi sminuire le mie intuizioni? Pochi minuti e torniamo, a tra poco. E 48 in onda in diretta anche stasera col socio Luca Terese, che vi ha già anticipato i temi della giornata. Vi ripresento i nostri ospiti in studio con noi e lo ringraziamo. Paolo Mieli, che da domani arriva in libreria con Fiamme dal passato, dalle braci del Novecento alle guerre di oggi, poi centreremo un po' dentro e centreremo ancora meglio dentro nei prossimi giorni, approfondendo soprattutto i temi più d'attualità contenuti nel libro. E collegato con noi da Campo Galliano, l'eurodeputato del Partito Democratico ed ex presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera. Allora, non possiamo, preferisco Stefano. Cosa? Stefano Bonaccini, un lapsus. Ho detto, no, mi preferisco scuso. Stefano. Non mi sono accorta, mi scuso. No, siamo ovviamente alla fine di una lunga estate e il mio compito è assistere Marianna. Non mi sto abituando all'onorevole. Ah, ok, ma ho detto Stefano, perché comincio a dubitare proprio della mia stessa lucidità. E lui non mi aiuta, soprattutto Luca, perché mi infierisce, però... Torniamo seri, torniamo seri, perché la giornata insomma lo impone ed è giusto, perché Mieli, abbiamo sentito anche al TG di Mentana, ma comunque tutto il giorno che seguiamo questa grande manifestazione interrotta con l'intervento della Corte Suprema israeliana, con una manifestazione della società civile fondamentalmente contro il premier Netanyahu nel giorno, tra l'altro, dei funerali di Hersh Goldberg Polin, che è diventato un po' l'ostaggio simbolo tra quelli barbaramente uccisi da Hamas nei giorni scorsi. C'è, quindi, volendo fotografare in maniera secca, asettica, la situazione, c'è la società civile che protesta contro Netanyahu, c'è Joe Biden che oggi ha detto, insomma, Netanyahu non fa abbastanza per trovare una soluzione, una tregua, anche solo per la liberazione degli ostaggi. Nei giorni scorsi anche pezzi dell'amministrazione dello Stato israeliano, penso al capo del servizio segreto interno, lo Shin Bet, hanno espresso parole critiche nei confronti della situazione. È un momento di svolta, può essere un momento di svolta nella vita politica di Netanyahu e quindi nell'evoluzione del conflitto medio orientale? Beh, può essere un momento di qualcosa più di una svolta, perché se voi pensate che ieri hanno ucciso 6 ostaggi, una scena macabra e terribile, e l'Istadrut, il più grande sindacato israeliano, ha decretato uno sciopero generale contro Netanyahu, quello che tu hai appena, ti rendi conto che lì siamo proprio sull'orlo dello sfascio. In Israele può accadere di tutto.
Aggiungerei alle notizie che tu hai dato, che sono tutte impeccabili, cioè dissenso dell'esercito, qualcosa che non funziona, Biden che ormai gli dice quasi esplicitamente vattene, che nei sondaggi Netanyahu è tornato a essere primo, i sondaggi alla quella che tu hai chiamato società civile o ai rappresentanti della società civile non danno, quindi non danno la maggioranza per adesso. E quindi siccome lì si vota, cioè non è che si fanno i colpi di Stato in un paese arabo, può darsi, lo vedremo, può darsi che il risultato di questo conflitto, di questo sfascio, sia un turno elettorale dove le cose vanno all'europea, cioè non che vincono i buoni, quelli che hanno... Ma Netanyahu potrebbe cercare questa legittimazione popolare, potrebbe drammatizzare questo momento cercando, ad esempio, alla luce dei sondaggi. Potrebbe ricandidarsi, potrebbe, anzi potrebbe fare una delle cose più discusse in Israele, di ritirarsi, lasciare a un altro un passaggio di qualche mese, a uno, vedere cosa è capace di fare quest'altro, cosa sono capaci di fare in questo Parlamento, e poi ricandidarsi. E allora torniamo qui e ne vediamo delle belle. Cioè non è una cosa che Dimmi. Volevo chiedere un ultimo telegramma prima, poi con Bolgiano Bonacini, sul tema rovente della Germania. In questo libro c'è un saggio finale, 50 pagine, quasi un pamphlet autonomo, proprio su Gaza, sulle origini della guerra, su cosa ha prodotto il conflitto e ha fondato la soluzione di due popoli, due stati. Però ora, proprio sul dibattito di oggi delle famiglie degli ostaggi, avendo studiato da storico questa situazione, Paolo Mieli pensa che in questo momento la tregua che chiedono le famiglie degli ostaggi e che Netanyahu non vuole dare sia possibile o no? No. Assolutamente, nel senso che una per Netanyahu io darei tutto, ma lui non può dare che quel tunnel Filadelfi, che è quello per cui passano le armi dall'Egitto, venga lasciato scoperto, nel senso che con la velocità moderna quelli si rimettono in piedi nel giro di una settimana, nel giro di 10 giorni. Quindi mi stupirei molto, tra l'altro, insomma, io seguo questa vicenda abbastanza da vicino, in quel tunnel, in quella rete di tunnel, Israele ha ricostruito in maniera tale che tutto sia ben visibile, e allora immaginatevi voi che, punto primo, gli ostaggi non verranno restituiti, punto secondo, passano nuove armi e sono, insomma... Per noi è facile risolvere questa questione dicendo vincono i buoni, perdono i cattivi, bene, è tutto sì, fatto. Sì, poi c'è anche il tema di mettere d'accordo gli stati che stanno, a cominciare dall'Egitto, insomma. Per dunque, trovare... in questi, dal 7 ottobre non c'è stato giorno in cui non piovessero razzi su Israele dalla stessa Gaza, cioè certo. Loro sono ancora forti, Hamas a Gaza, forti, insomma, ovviamente... debellati, ma non... Queste sono, ti interrompo direttore solo perché arrivano live dal vivo, in diretta da Tel Aviv, delle proteste davanti alla casa di Netanyahu. La protesta si è spostata, lo sciopero è stato interrotto, ma evidentemente la protesta va avanti e si è spostata plasticamente proprio sulla soglia del presidente israeliano, e continueremo a seguire, anzi la nostra redazione continua a seguire, ci può interrompere se dovesse succedere qualcosa, però Bonaccini è anche il giorno dopo le elezioni tedesche e lei insomma è un po' viziato perché è nato e cresciuto anche politicamente in una regione, l'Emilia Romagna, dove insomma le cose sono sempre andate, cioè, da un certo punto in poi andate in un certo modo, si ritrova in un'Europa in cui anche in Germania, in qualche modo il tabù della destra estrema e di chi non ha mai reciso le sue radici nel nazismo, prende, supera il 30% in due territori strategici.
che effetto le fa avere a che fare con un contesto così diverso dal suo? E perché non si, né in Italia né in Europa si rinunciano a, si rinuncia a, come dire, a certe pagine imbarazzanti della storia? Penso alla la decima mas citata da Vannacci, ma gli esempi, insomma, gli esempi sono tanti. Sì, sì, ha ragione. Guardi, io ho fatto la campagna elettorale nel Nord-Est, ho preso il triplo delle preferenze di Vannacci, nonostante nel Nord-Est ci siano il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, guidati da due presidenti di regione che hanno grande consenso della Lega e dove la Lega è storicamente fortissima, e mi rivolgevo ai leghisti quando facevo le iniziative, i comizi nei mercati, c'erano i gazebi di tutti i partiti, dicendo: ma come fate a non essere imbarazzati voi che nascevate 40 anni fa da queste parti, pur nostri avversari, ma uso le parole del fondatore Bossi, su valori convintamente antifascisti, e d'altra parte l'hanno anche pagata. Però lei ha ragione, perché poi le parole che Vannacci usa in Libertà, dicendo che Mussolini è stato uno statista, inneggiando la decima mas, dicendo che i bimbi disabili vanno separati dagli altri, sono legati a un vento di destra estrema che in Europa sta andando, io li vedo direttamente adesso al Parlamento europeo. Però voglio farle un ragionamento che spero sia comprensibile anche alla sinistra. Allora, intanto vorrei non dessimo letture provinciali, cioè c'è da preoccuparsi, verrebbe persino da dire spaventarsi, dopo darò un dato che la dice lunga. Però è pur vero che io vivo in una regione che poche settimane fa ha visto il voto amministrativo, neanche quando eravamo regione rossa, o definiti tali, il centro-sinistra governava 20 di 22 città sopra i 40.000 abitanti. Abbiamo fatto 6-0 in Italia nei capoluoghi di regione, no? Game set match per il centro-sinistra, in un momento in cui la destra è ancora forte. Per cui, siccome ricordo che quando ci fu la Brexit si preconizzava che tutta Europa sarebbe uscita dall'Unione Europea col voto popolare, andiamoci cauto a letture sommarie. Però c'è un dato che mi preoccupa molto ed è questo. In Turingia e in Sassonia ha votato il 42% degli operai e il 42% dei lavoratori autonomi per AfD, e solo, mi scusi, tra virgolette, il 22%... Cioè per la destra estrema nazionalista e nostalgica, esatto, del nazismo. Ma guardi che nelle prime due cause di voto ci sono da un lato stop a immigrazione, e apriremo un grande dibattito, ma è un tema di cui tenere conto, pur vedendola ovviamente dall'altra parte. Se se ne vanno tutti gli stranieri dalla Germania, come dicono loro, o tedeschi nati non da tedeschi puri, crolla l'economia tedesca, non scherziamo. Ma l'altro tema è quello della paura di una transizione ecologica ed energetica troppo spinta. Ora io dico a una certa sinistra da salotto radical chic, stiamo attenti, perché se l'Europa non sarà in grado, e non saremo in grado nei prossimi anni, di garantire le protezioni sociali a chi non sta bene, a chi è più in difficoltà, se a chi non ha i soldi e i mezzi per cambiare l'auto che inquina, perché spesso chi ce l'ha che inquina sono persone più povere delle altre, se non diamo alle imprese che devono cambiare linee produttive le risorse, gli strumenti che servono e rischiano di lasciare a casa, a licenziare o mettere in cassa integrazione migliaia o milioni di persone, attenti che questi si rivolgono direttamente ad altri, ed è preoccupante che la fuoriuscita dalla Linke, cioè quelli che vengono definiti possibile coalizione rosso-bruna, abbia preso un voto travolgente con le stesse parole d'ordine, per cui bisogna che noi ci guardiamo davvero negli occhi. Bene. E ci diciamo che serve un'Europa, io lo dico da convintamente europeista, che però funzioni meglio e sia più equilibrata nelle scelte che farà. Bene, mentre parlavamo è arrivata l'ultima notizia abbastanza forte sulla vicenda di San Giuliano, della sua collaboratrice, cioè la Presidente del Consiglio è intervenuta e pubblicamente per la prima volta ha parlato. In questo momento l'unico che non ha parlato è San Giuliano. Cosa ha detto la Presidente del Consiglio? Non vi preoccupate, ho discusso con San Giuliano, lui mi ha dato la sua versione, mi ha detto che non c'è stata nessuna irregolarità, non amo il gossip, per me la questione è chiusa. Paolo Mieli, con l'esperienza di un direttore di giornali che ha visto 100.000 di queste storie, le raccontate, è chiusa? Sì, è chiusa, nel senso che evidentemente
San Giuliano ha assicurato alla Presidente del Consiglio che non un soldo pubblico è stato speso per questa sua accompagnatrice, la dottoressa Boccia. E quindi deve avere in tasca le ricevute, immagino, gli spostamenti che sono documentati, sono una decina, no? Mm. E alberghi, cose, l'avrà pagate, essendo un gran signore San Giuliano, l'avrà pagate di tasca sua. E quindi la storia che lui ma abbia... Ma è legittimo andarle a chiedere o è gossip, come qualcuno ci ha criticato? No, è doveroso andargliela a chiedere, perché se si scoprisse che San Giuliano ha mentito e che invece alcuni spostamenti sono stati pagati con soldi pubblici, sarebbe una situazione... Io non ci credo, io penso, perché lì tutta l'allusione che lei sia la sua amante... io penso... E che tipo di relazione è? Un amore culturale, perché lei è di Pompei, una pompeiana sanguigna, esperta, appassionata. E lui ha intravisto in lei le bellezze di Pompei e si è così lasciato convincere, però da quello che capiamo dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, nessuna irregolarità, non le ha mai promesso. Evidentemente lei si è sbagliata, non le ha mai promesso di nominarla sua consulente, non le ha mai fatto pagare con soldi che non siano suoi questi spostamenti, e quindi immagino che questo amore culturale rimanga un amore culturale. Però Bonaccini... Giorgia Meloni dice: per me è chiusa qui, ho avuto rassicurazioni. È davvero chiusa qui, nel senso che al di là dell'eventuale dispendio di soldi pubblici del Ministero, c'è il grande tema del titolo alla luce del quale la dottoressa Boccia era inserita negli scambi di mail per l'organizzazione del G7 della cultura e partecipava ai eventi istituzionali. Perché il vero grande dilemma non è sul tipo di relazione, che anche con tutto rispetto per tutti chi se ne frega, è il tipo di relazione istituzionale che intercorreva tra il ministro... Ma non c'era. Anche il Ministero ha parlato di una nota ufficiale di una relazione personale, ma non è questo il punto, perché immagino, non lo so, il politico e lei, Bonaccini, mi illumini, non credo che si possa partecipare a scambi di mail sulla base di una relazione di amicizia, cioè non tutti i miei amici sono in copia nella mia mail e non sono un ministro. Quindi la domanda molto secca a voi dell'opposizione è: continuerete a chiedere spiegazioni al ministro con le vie canoniche di queste circostanze, cioè interrogazioni parlamentari o richieste di altro tipo? Cioè la questione per Meloni è chiusa, per voi lo è? No, ma infatti lei ha ragione, il punto è cosa succede nel momento in cui si ricopre un incarico istituzionale e soprattutto un'organizzazione di un G7, vi ho partecipato anch'io intervenendo a quello sull'intelligenza artificiale che si teneva a Bologna il giorno prima che mi dimettessi a Presidente della Regione, rispetto ai temi che riguardano anche la sicurezza delle esatto. persone, delle istituzioni, ci mancherebbe altro, lei l'ha detta molto bene. Ora è chiaro che stiamo parlando in una giornata in cui sta succedendo quello che sta succedendo in Israele, c'è cioè il conflitto russo-ucraino, l'estrema destra che vola in Germania, e noi ci troviamo a dover discutere di una cosa che, se fossi nel governo, la chiarirei però un po' più efficacemente. Perché se questa dichiara di avere ricevuto incarichi che vengono smentiti, delle due l'una, qualcuno dice una bugia. Ed è abbastanza imbarazzante che si debba parlare di queste cose per giorni e giorni, per cui secondo me qualche imbarazzo nel governo c'è, e a me piacerebbe che venisse chiarito definitivamente, perché io ancora non ci sto capendo niente. Poi lei mi conosce, mi appassiono poco a queste cose, però visto che ne stiamo parlando... Però forse adesso la appassioniamo un po' di più, Bonaccini, perché forse si appassiona un po' di più se la porto su quest'altro terreno, perché direttore Mieli, Meloni può fare altro se non dire per me la questione è chiusa, perché se la ritiene aperta e in qualche modo ritiene che San Giuliano debba rispondere, si ritrova, anche qui faccio una fotografia a spanne, con San Giuliano di cui si chiedono le dimissioni per questa opaca vicenda,
il ministro Fitto con il ministro Pesante che sta andando in Europa a fare il commissario europeo e quindi crea un altro spazio contendibile, mettiamola così. Ci sono in ballo anche le vicende giudiziarie di Daniela Santanchè e del vice e del sottosegretario Del Mastro che insomma in autunno verranno al pettine. Meloni rischia di dover riempire troppi vuoti in un momento in cui i suoi due vice leader di Forza Italia e Lega, Salvini e Tajani, non vanno proprio d'accordissimo tra di loro e probabilmente neanche con Meloni. Quindi si può permettere Meloni di tenere aperta quest'altra questione? O è... No, non si può permettere, ma per questo io do grandissima importanza alla risposta che la Meloni ha dato stasera, perché lei ha detto delle cose molto precise, cioè ha detto che ha ricevuto assicurazioni da San Giuliano che... Quindi a questo punto garantisce lei? Garantisce lei, se viene fuori che San Giuliano le ha mentito, facciamo l'ipotesi che le ha mentito, vuol dire che San Giuliano ha mentito al suo Presidente del Consiglio, una cosa più grave di tutte quelle che tu hai elencato, nel senso che, a parte il fatto che a quel punto diventa, se non lo è già, diventa una pochade, però lei è costretta a prenderne atto, cioè se lei dice che mai sono stati spesi soldi pubblici per, oltre ai discorsi che avete fatto, che ha fatto Bonaccini, che sono giustissimi, cioè, e qua ci sono delle cose di sicurezza, può essere una persona qualsiasi messa a avere a disposizione spostamenti, cose, che ne sai chi è? Lei è una... Mail, chat, tutto. Ma no, ma poi sapere gli spostamenti per incontri, vertici internazionali. Adesso non sappiamo ancora nulla di tutto questo, ma se fosse vero quello che... Vuol dire che ha mentito al Presidente del Consiglio. Ma su una cosa che riguarda la sicurezza di Bonaccini, visto che Bonaccini ha partecipato, anzi anche, avrebbe potuto... E anche dei ministri della cultura dei paesi del G7, senza nulla togliere al Bonaccini. Allora... Pochi santi fa, Stefano, perché... noi raccontiamo anche sempre dietro le quinte, pochi santi fa è sceso il direttore Mentana, ci ha anche previsto un esito che non possiamo rivelare perché ce l'ha detto in off-record, ma verrà in onda e quindi poi lo sentirete alle sue orecchie proprio su questa vicenda. Ovviamente il tema del campo largo è interessantissimo, è esploso sulla vicenda Liguria, ne ha parlato ieri D'Alema, vediamo questa pillola telegrafica e poi dopo il superspot la commentiamo con Bonaccini. Costruire una unità che appaia credibile come prospettiva di governo comporta anche la ricerca di convergenze forti sul piano programmatico, culturale. Questo è un lavoro da fare, io non invidio chi lo debba fare. Trovo francamente che nel momento in cui si avvia questo lavoro, il fatto che si inciampi sul fatto voglio quello, non voglio quell'altro, mi sembra infantile onestamente. Mi sembra dare anche troppa importanza a chi voti alla mano non ne ha. Allora, colpo di scena perché mentre parliamo l'interessata, la dottoressa Maria Zoraria Boccia, ha scritto «Vi sto seguendo, ora pubblico un post». Vabbè, fermiamoci per il super spot e... E speriamo che il post arrivi mentre siamo ancora in onda. Se no abbiamo comunque D'Alema da commentare, quindi ce n'è. D'Alema ha detto una cosa... A tra poco. Cioè, D'Alema mi sembra che abbia detto le cose... Del super spot, Paolo Mieli, i tempi sono tiranni. Eccoci, siamo 21:11, siamo tornati. Bonaccini, D'Alema ha dalemato, però ha fotografato anche lui una situazione piuttosto... difficile da gestire da parte di Elly Schlein. Ma guardi, io preferisco Campo Galliano al Campo Largo, perché poi è una definizione che dice tutto e dice niente. A me di Renzi, di Calenda, di Bonelli, di Frattoiani, di Schlein, Bonaccini mi interessa molto poco. Credo che ci debba interessare, come ha detto D'Alema e condivido, se ci sarà convergenza sugli argomenti, perché è su quello che fai le alleanze, non sulla somma di addendi che in politica non sempre 2 più 2 ad esempio risulta fare 4. Quindi io credo che dovremmo ragionare sulla costruzione, mi permetta, non di un fronte contro la destra, che lo si dà per scontato, ma alternativo alla destra, che è un'altra cosa, e avere un'idea di paese, non solo contro qualcuno, ma a favore di qualcun altro e di un'idea di società. Questa è l'unica cosa che possiamo fare.
In Emilia-Romagna, in Umbria, starà insieme tutte quelle forze politiche che state citando, in Liguria mi auguro che si trovi una convergenza e gli elettori, come hanno fatto alle ultime amministrative, dandoci fiducia in quasi il 70% dei comuni, nei quali in gran parte si andava da Italia Viva ai 5 Stelle, ci hanno dato fiducia, ma noi non sappiamo chi saranno i leader dei partiti o partitini fra 6 mesi, soprattutto dei partitini, perché la politica cambia molto rapidamente, quindi cercherei di stare ai contenuti e non ai nomi e cognomi. Il PD è un partito che spesso in passato parlava di nomi e cognomi, quando parli troppo di nomi e cognomi ti rimane poco tempo per parlare di contenuti, ai cittadini interessa poco il nostro destino, gli interessa cosa vogliamo fare del loro. Questa è una saggia posizione, però Mieli, la storia, lo chiedo allo storico, la storia recentissima ci insegna che anche con pochi voti c'è chi riesce a montare e smontare alleanze, governi, eccetera. Guarda, quindi... Elie Schlein ha detto una cosa importante. Niente veti, e bastato queste due paroline, niente veti, e hanno rimesso insieme una cosa che, sfasciandosi alle elezioni del settembre del 22, ha portato la sinistra in uno stato pietoso. Basta dire niente veti. Anche l'ha detto adesso Bonaccini, l'ha detto da D'Alema, da Italia Viva a Calenda fino alle Brigate Rosse, non so chi... Penso. Speriamo. Va bene, togliamo le Brigate Rosse. Sì, meglio, diciamo, sì. Rimaniamo fino, nell'arco della democrazia. Fino all'arco... È uscito il post, che facciamo? È uscito? Il post, leggilo, sì. Prendilo tu. È uscito il post. Su Instagram. Mamma mia, che tempismo. Questa non sarà una storia facile, te lo metto nella chat nostra. Si infittisce il mistero, pubblica la dottoressa Maria Rosaria Boccia, si infittisce il mistero sul caso della consulente mancata del ministro della cultura Maria Rosaria Boccia, ma Giorgia Meloni difende San Giuliano e assicura che la vicenda non comporterà alcuna conseguenza sulla sicurezza dell'evento. Riporta quindi la versione tranquillizzante e diciamo nelle intenzioni tombale sulla vicenda di Giorgia Meloni, e però nella galleria di foto che pubblica i documenti della riunione dei ministri della cultura del G7 a Napoli, un documento evidentemente di lavoro di cui oscura alcuni dettagli e lascia abbastanza perché si capisca che era presente a quella sessione di lavoro sul G7, insomma, e tagga Giorgia Meloni. Rimanete a guardare in onda perché questa storia evidentemente non finisce questo cambia tutto qui, però. Perché chiama perché? In causa direttamente però la consulente. Cambia tutto perché se lei è in grado di documentare che invece di essere una passante amica per motivi di stima culturale del ministro San Giuliano ha avuto un ruolo, lo documenta... Nell'attività ministeriale. 19-21 settembre scorso, riunione dei ministri della cultura del G7. Capite bene che scriverò il mio prossimo libro di storia su questa vicenda. Perché, anzi, non vediamo l'ora di leggerlo, no, intanto però grazie... Mandate al macero questo libro. No, intanto leggiamo. Le fiamme del passato di Paolo Mieli. Grazie a Stefano Bonaccini, grazie a Paolo Mieli, le fiamme del dopo passato. C'è un film pazzesco che dobbiamo restare a vedere anche con Paolo, perché Trutto, il prezzo della verità, Robert Redford, Cate Blanchett, un grandissimo film sul giornalismo e sul potere. State lì, noi ci vediamo domani, stessa ora, con la serie che gira. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.